Buonasera a tutti, buon anno e ci accingiamo a sentire la quinta lezione del ciclo storico-religioso dedicato a cristianesimo, ebraismo di fronte alla modernità e la lezione di oggi sarà tenuta da Chiara Pilocane che verrà presentata poi dalla collega Bianca, presidente dell'Archivio Terracini e il tema trattato oggi sarà una letteratura italiana in caratteri ebraici. Una raccolta di preghiere per Kippur nel Piemonte del Seicento, che si collega, diciamo, anticipa la lezione che poi ci sarà successivamente sui manoscritti in ebraico conservati presso la Biblioteca Nazionale di Torino, su cui tra l'altro Chiara Pilocane ha anche lavorato. Ma qui mi fermo per lasciare appunto il compito della presentazione alla Presidente dell'Archivio. Grazie Laura. Chiara non ha bisogno di presentazioni, specialmente da me, che sono fuori. Forse è pure il mio questo. Che sono che pur avendo questa carica all'Archivio Terracini, non sono specialista quanto Chiara, quindi direi che è una presentazione minore. Comunque, Chiara. È laureata in ebraico e ebraismo in lingua, adesso mi si è cancellato cosa, in lingua e letteratura ebraica, è da tantissimi anni ormai che lavora sui manoscritti biblici, la tesi riguardava appunto i manoscritti biblici italiani, è dottoressa di ricerca, sempre con un lavoro sui manoscritti ebraici liturgici, che sono conservati presso la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino e è anche diplomata in paleografia diplomatica e archivistica alla Scuola dell'Archivio di Stato di Torino. Al di fuori di questi dati così diciamo più secchi, direi che l'Archivio Terracini ha avuto la fortuna di poter beneficiare del lavoro di Chiara, che è una persona straordinaria sia umanamente che per le sue competenze specifiche. Quindi nessuno meglio di lei potrebbe lavorare in archivio. Le cedo immediatamente la parola perché siamo tutti curiosi di sapere che cosa ci racconta. Grazie. Grazie, anche perché Bianca sa bene che ho il vizio di dilungarmi un po' quando mi accaloro su un argomento, quindi cerca di lasciarmi il più tempo possibile. E questo, l'argomento di cui parliamo stasera, è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, quindi ho rischio, terrò d'occhio l'orologio, di andare troppo per le lunghe. Grazie per questo invito, naturalmente a tutti gli enti che organizzano questo interessantissimo ciclo storico-religioso che io devo confessare ho visto finora soltanto in differita, in registrazione e sono presente per la prima volta stasera per parlare. Mi fa molto piacere essere stata invitata, mi onora perché i nomi che mi hanno preceduto e anche quelli che mi seguiranno sono di altissima levatura, spero di essere all'altezza del compito. Ho un po' pensato come organizzare questa presentazione, che si è incentrata in modo specifico su una fonte letteraria e documentaria, che è un manoscritto che è conservato all'Archivio Terracini, che ho la grande fortuna di frequentare da tanti anni, sia come studiosa, sia come archivista, sia negli ultimi tempi, come accennava Bianca, come responsabile. Piste di ricerca, gli ambiti di interesse e gli ambiti di, come dire, culturali, storici, di storia del pensiero, che sono toccati dalla ricerca e dallo studio di questo codice che presenterò oggi, sono tantissimi. Per questo, piuttosto che non elencarli, descrivervi i temi principali e tutti gli ambiti in cui lo studio di questo manoscritto ci
aiuta a gettare luce, ho preferito strutturare questa presentazione, che poi è una lezione, è intesa come una lezione, quindi rimanendo il più possibile legata alla fonte di cui parliamo, di modo che voi stessi possiate rendervi conto, mostrandola. Laura faceva un accenno alla lezione che sarà in presenza alla Biblioteca Nazionale di Torino, con l'occhio sui manoscritti, in quel caso saranno manoscritti visti autopticamente, oggi è un manoscritto che vi mostrerò soltanto in slide, ma l'idea è questo, è poter dare una serie di informazioni su un secolo che per quanto riguarda la storia ebraica, in particolare la storia ebraica piemontese, è a tutt'oggi molto sguarnito di fonti, si sa poco, ci sono state pubblicate, sono state studiate molte poche fonti e quindi si sa molto poco, quindi poter dare un po' di informazioni, ma sempre attraverso la lente della fonte sulla quale io mi sono basata, che ho studiato e che ha rilevato, mi ha permesso insomma di portare alla luce, per un caso fortunato, perché non mi aspettavo che sarebbe stato uno studio così prolifico, mi ha permesso di portare alla luce tante notizie interessanti, sia sul documento stesso che voi vedrete, sia nella sua relazione con altri documenti che si datano nello stesso periodo e che riguardano sempre la storia degli ebrei in Piemonte, sia perché più in generale, lo accennavo, come ovvio che sia, le fonti storiche servono a fare questo, documenta tanti ambiti del sapere della storia degli ebrei piemontesi che a tutt'oggi richiedono ancora di essere in gran parte approfonditi. Quindi gli aspetti di interesse di questo codice, da cui partirò e su cui tornerò alla fine, ma in mezzo avrò modo di presentarvi altre fonti che sono adesso complementari, sono tantissimi. Per incorniciarlo, e poi ripeto, vorrei restare sui particolari che riguardano la storia di questo manoscritto, sperando di non annoiarvi troppo, per incorniciarlo, l'abbiamo detto, questo manoscritto di cui adesso vi dirò qualcosa, i testi che il manoscritto contiene, i testi che sono copiati sul manoscritto, è una storia, quella che appunto si sviluppa da questa fonte, che riguarda tutto il 600. Quest'anno il ciclo storico religioso è dedicato al 600, ebbene questa storia si dispiega fra alcune fonti datate all'inizio del secolo, alcune fonti, il nostro manoscritto in particolare da cui partiremo, datate alla fine del secolo. Si tratta, lo anticipo, di due momenti grosso modo distanti un'ottantina di anni per essere precisi a proposito della datazione delle fonti che vi presento, ma si tratta di due momenti diversi per la storia del Piemonte ebraico. Tante cose succedono fra l'inizio del 600 e la fine del 600 e la mentalità, la società ebraica al suo interno cambia anche molto. Questi documenti messi in relazione dalla ricerca di cui vi parlo, di cui voglio parlarvi, contribuiscono a confermare, anche se ancora tanto lavoro da fare, questi quadri in parte di continuità, in parte di discontinuità per quanto attiene alla cultura ebraica in senso lato e del Piemonte anche questo in senso lato. Interesse locale, vengo a questo secondo punto, io parlo di Piemonte, voi sapete che però fino al 1708 il Piemonte, e anche poi dopo, però era ben lontano dall'avere i confini che noi oggi diamo alla regione. Tutto il Ducato del Monferrato, in cui è stato prodotto, e ve lo anticipo, questo codice, non apparteneva geograficamente al Piemonte, ma nel secolo di cui trattiamo orbitava sotto il dominio dei Gonzaga, cioè era molto più collegato, e così la società ebraica piemontese di quest'area, del Piemonte orientale, era molto più collegata alla comunità mantovana, che ha una storia in parte diversa da quella piemontese, più strettamente piemontese. Eppure vediamo attraverso questo documento e anche attraverso tanti altri documenti che per ragioni di tempo non potrò citarvi, che proprio nel 600 i contatti fra Piemonte orientale e Piemonte occidentale, quello che poi sarebbe diventato una compagine geografica sotto i Savoia qualche tempo dopo, erano già molto intensi, perché un personaggio importante in questa storia, di cui adesso vi dico, si colloca proprio geograficamente fra Piemonte, strettamente detto, e Ducato del Monferrato. Inoltre, questo ve l'ho detto, la ricerca, per fortuna, non per come dire abilità mia, ma proprio perché sono stata fortunata, sono incappata in un documento importantissimo. La ricerca riguarda tantissimi ambiti, quello liturgico, quello della circolazione
scusatemi, del sapere, l'ambito linguistico, l'evoluzione dell'uso dell'italiano nelle comunità ebraiche, l'ambito grafico, l'uso di scrivere l'italiano in caratteri ebraici, la devozione, che tipo di devozione nel 600 era come dire, più sentita all'interno delle comunità. Insomma, i temi che tocca questa ricerca sono tantissimi. Ripeto, ne vedremo soprattutto le tracce all'interno delle fonti, poi poco mi importa ed è solo secondario arrivare a descriverli. Quello che è importante è vedere come queste fonti parlano di questi temi che a tutt'oggi, e questo lo sottolineo per chiudere questa premessa, sono molto poco conosciuti, perché si sa tanto sul Piemonte ebraico in relazione alla società maggioritaria, si sa tanto del Piemonte ebraico nei rapporti che le comunità avevano con i Savoia, tutte queste cose sono note e ampiamente documentate, l'attività feneratizia e così via, ma quasi nulla si sa della vita interna dei nuclei ebraici in Piemonte. Per Piemonte adesso intendo sia Piemonte orientale sia Piemonte occidentale, cioè non si sa o poco si sa di cosa leggessero, di cosa parlassero, come studiassero gli ebrei piemontesi nei secoli più risalenti, dal 700 a tornare indietro. La ragione di questo è che le fonti sono in ebraico, per lo più sono in lingua ebraica e caratteri ebraici, a volte, come il nostro caso, sono in caratteri ebraici ma in lingua italiana, però il carattere ebraico ovviamente fa da ostacolo per l'accesso degli storici a queste fonti. Inoltre queste fonti sono anche ampiamente disperse fra le biblioteche e gli archivi fuori d'Italia, quindi tutti questi ambiti sono di difficilissimo accesso e tutt'oggi qualsiasi informazione che noi possiamo aggiungere, a partire da qualsiasi fonte, anche fonti meno parlanti di quella che oggi vi presento, ma la nostra soprattutto, sono benemeriti. Allora, il distinguo che facevo qua è il seguente, un distinguo metodologico. Bisogna fare molta attenzione quando si parla di manoscritti. Io parlo di una raccolta di preghiere nel Piemonte ebraico del 600. Le preghiere, lo vedremo, sono per Kippur, il giorno dell'espiazione. Allora, una cosa è parlare di manoscritto, una cosa è parlare di testi copiati su un manoscritto. Questa è una confusione che, e ve lo dico proprio perché intendo questo nostro incontro a livello un po' seminariale, qualcuno lo sa già, per qualcuno varrà la pena sottolinearlo ora, è molto diverso parlare di testi su un manoscritto e del manoscritto. Il manoscritto è un prodotto materiale, è una fonte, un manufatto, quindi un libro, in questo caso scritto a mano, ma vale anche naturalmente per i libri stampa, che contiene copia di testi. Quindi i testi sono un aspetto del manoscritto, ma un testo o alcuni testi, come nel nostro caso, hanno una storia indipendente dal manoscritto, costituiscono una fonte storica che per un certo tempo si sovrappone alla vita del manoscritto, il manoscritto ne è una copia, ma possono avere, a meno che si tratti di manoscritti autografi, cioè scritti da chi ha composto i testi, possono avere, e generalmente hanno, e nel nostro caso hanno, una storia indipendente, più lunga e diversa, che solo in parte si sovrappone con il manufatto in cui sono testimoniati. Questo lo dico perché anche se esistesse soltanto questo manoscritto dell'archivio Terracini con la copia dei testi di cui adesso vi dirò, e non è così, ne esistono altri esemplari, li vedremo, e li ho trovati per proprio un caso fortunato, anche se esistesse soltanto il manoscritto 18 dell'archivio Terracini, 18 è la sua collocazione, questo non significherebbe che la data del manoscritto, la produzione del manoscritto in un dato momento coincide e in automatico ci dice la data di produzione dei testi che sono all'interno di questo manoscritto. Per molti questa sarà una considerazione lapalissiana, ma vi spiega anche, e insomma mi ha aiutato a costruire in modo, spero, chiaro, l'esposizione della ricerca, per come adesso la vedrete, e la descrizione di come ho proceduto per studiare questo codice e arrivare a tirarne fuori il più possibile. E ripeto, questo codice ci permette di sapere tanto, tanto sul 600 ebraico, piemontese in particolare. Due parole
sul manoscritto, iniziando dal manoscritto, quindi dal manufatto materiale. Si tratta di un codice cartaceo, lo vedete, lo leggete anche voi, è custodito, come dicevamo, all'archivio Terracini, e sono molto contenta di poter parlare di uno dei tanti tesori che l'archivio custodisce e che tutt'oggi sono in gran parte, lo sottolineo perché Bianca lo sa, è un punto che per me dolente negletti, sia a livello per quanto concerne i documenti d'archivio, sia per quanto concerne, come questo è il caso, i libri manoscritti a stampa. Quindi sono contenta di poterne parlare. Un nostro codice dell'archivio Terracini, purtroppo non sappiamo come è arrivato in archivio. Questo riguarda molti dei nostri libri, perché mancano tante informazioni, manca l'archivio dell'archivio, quindi mancano tante informazioni su come i primi documenti e i primi libri siano stati acquisiti dall'archivio Terracini. Sappiamo per forza che sono entrati in archivio dopo la sua fondazione, quindi fine anni 60, inizio anni 70, probabilmente era già nel nostro patrimonio negli anni 80, sicuramente negli anni 90 quando è stato restaurato. Questo codice versava infatti in condizioni materiali non perfette. Il testo è preservato integralmente, ma mancava la coperta originale, cioè la copertina, mancavano le carte di guardia, alcuni elementi esterni, diciamo, del manoscritto. Questo poco vi importerà, ma è importante per dire che purtroppo non conosciamo neanche la storia di questo manoscritto, da quando è stato prodotto, e adesso vedremo quando è stato prodotto, a oggi. Cioè non sappiamo che cosa è successo a questo codice dopo che il suo copista l'ha copiato e l'ha chiuso. Mancano infatti tutti quei dati che spesso si trovano per i manoscritti, sulla coperta, sulle carte bianche che precedono il testo e che hanno le note di possesso, i timbri delle biblioteche, le indicazioni magari biografiche della famiglia che ha tenuto il codice, che ci permette di sapere quel codice si trovava lì in quel dato momento ed è arrivato, è passato da queste mani e così via. Questa storia per il nostro manoscritto non si può ricostruire. Pazienza è quello che segue, noi parliamo di quello che precede, cioè dei testi che raccoglie, però purtroppo non possiamo sapere cosa gli è successo dopo che è stato prodotto. Due elementi fondamentali per la storia del manoscritto, ripeto, non dei testi ma del manoscritto, sono il nome del copista, la data di produzione e naturalmente poi la grafia. Il colophon è una formula che di solito sta in calce ai manoscritti o in altri punti del manoscritto, e ci dice, è scritto dal copista e ci dice: io tal dei tali ho copiato questo manoscritto in quel dato luogo, in quel dato anno. Nel nostro caso il luogo non c'è, ma sappiamo, e vedremo sulla base di quali fonti, che è stato copiato in Piemonte. L'anno invece c'è, è il 454 del computo degli anni ebraico. Davanti a questo 454 c'è un 5000, diciamo, sottinteso. Questo è il cosiddetto computo, piccolo computo degli anni ebraici, cioè 5400, piccolo computo perché si omette il migliaio, 5454 dalla creazione del mondo, che corrisponde al 1693 o 1694 del calendario gregoriano. Voi sapete che l'anno ebraico inizia in settembre, quindi gli anni ebraici sono sempre a cavaliere dell'anno gregoriano. La data topica, cioè il luogo dove è stato copiato, ve lo dicevo, non c'è. Il nome del copista c'è, e questo Moshe Ben Gabriel, Ben Gabriel significa figlio di Gabriele, Gabriele è il nome del padre, Pontremoli. Altro carattere importante del manoscritto è che è scritto in grafia ebraica. Poi vedremo, ne vedremo delle immagini, è una grafia, senza entrare nei dettagli naturalmente, perché non presumo in questa lezione che voi dobbiate conoscere o conosciate l'ebraico, ne vedremo l'aspetto. Sono caratteri cosiddetti quadrati, una sorta di maiuscolo, l'equivalente di un maiuscolo per i caratteri latini, con puntazione. La puntazione è tutto quell'insieme di piccoli segnetti sopralineari o più spesso sottolineari, che stanno sotto le consonanti, la struttura consonantica, e indicano la lettura corretta delle vocali. Questo per dirla molto in soldoni, ma li vedrete, e sono un punto importante nella storia di questo manoscritto. Che testi contiene questo manoscritto? È fatto così, ma quali testi raccoglie? Lo dicevamo nel titolo, l'ho già accennato, è una raccolta di testi liturgici, cioè preghiere. Preghiere per il giorno di Kippur, che è il giorno dell'espiazione,
cade dopo Rosh Hashanah, il Capodanno, e ha una lunghissima liturgia. La liturgia più lunga nel calendario liturgico ebraico, dura tutto il giorno. Il nostro manoscritto contiene una selezione, una piccola selezione di testi, di preghiere, che si recitano nella liturgia di Kippur. Questa raccolta, ed è questo il punto di interesse, al di là dei testi ebraici che a volte ci sono, a volte non ci sono, è una raccolta di traduzioni italiane, quindi in lingua italiana ma in grafia ebraica, di queste preghiere, delle preghiere selezionate. In alcuni casi, lo dicevo, è copiato nel manoscritto anche il testo ebraico originale. In alcuni casi no, c'è solo la traduzione. In più, il nostro manoscritto contiene un importante testo, un proemio, un'introduzione, una sorta di introduzione in cui si spiega il lavoro del traduttore, su cui tornerò perché ha alcuni dati importanti, scritto direttamente in italiano, cioè un testo composto da chi ha tradotto in italiano sempre in caratteri ebraici. È l'unico testo in prosa che non è in versi. Ora, quando ci si hanno dei testi originali, e questo è il caso di queste traduzioni, naturalmente non mi riferisco ai testi ebraici che sono arcinoti, quando si hanno dei testi originali la prima domanda è chi li ha composti. Il nostro manoscritto, il manoscritto dell'archivio, purtroppo, ma sono riuscita a risolverla per, appunto, ripeto, un caso molto fortunato, purtroppo ci dà il nome di due soli autori. Anzi, sono due autori di due testi, insomma, attribuisce, e lo vedremo, soltanto due testi a autori specifici, gli altri testi sono, le altre traduzioni sono anonime. Questo per mostrarvi, prima di entrare nel dettaglio dei testi e della loro attribuzione, come si presenta il manoscritto un po' più da vicino. Queste tre righe iniziano tutte con la stessa lettera che è una Aleph. C'è scritto, non è una traduzione, c'è scritto quello che ho scritto sotto: anima mia, benedice il tuo Signore, et voi, viscere mi, sulla vocalizzazione bislacca tornerò, celebrati, con due A, il santissimo suo nome. In italiano letterario, lo vedremo nei testi più avanti, anima mia, ovviamente, benedici il tuo Signore, e via andare, tutto in caratteri ebraici. Questo è il contenuto, non entro nel dettaglio, si tratta di 8 testi, uno in mezzo è il proemio in prosa di cui vi dicevo. Gli altri sono tutte traduzioni di alcuni brani liturgici. Nei primi due casi, la traduzione del Barechi Nafshi, molte delle preghiere ebraiche si indicano con l'incipit, una tradizione ben nota anche in latino. Barechi Nafshi significa benedici anima mia. Ed è una composizione che si recita appunto a Kippur nel rito italiano, molto nota, attribuita, composta da un filosofo che è Ibn Bakuda. Tutti i testi ebraici sono molto noti, sono ricorrenti nella liturgia di Kippur. Ce ne sono due traduzioni, i primi due esistono solo in traduzione, il Barechi Nafshi e il Vidui Gadol, solo testo italiano, diciamo. I successivi esistono, sono copiati sul nostro manoscritto, quelli che seguono il proemio ai lettori, sia in caratteri ebraici, sia con la loro traduzione italiana, che è quello che interessa ed è quello che, appunto, è stato di questo testo composto nel 600. Allora, dicevo, due di questi testi sono attribuiti e il problema sembrava risolto nel momento stesso in cui si poneva questo all'inizio del mio studio. Ho preso questo manoscritto che mi interessava per l'aspetto linguistico, quindi l'italiano letterario in cui queste poesie sono, preghiere, poesie religiose, sono tradotte. L'ho preso in mano, visto che le prime due erano attribuite, ho tirato un sospiro di sollievo. Purtroppo questo non è andata avanti bene così la storia, perché dopo, appunto, non c'erano attribuzioni. Ma vediamo, le prime due traduzioni, quella del Barechi Nafshi e del Vidui Gadol, che vi ho citato. Proprio prima della prima composizione, prima della seconda composizione, ci sono queste frasi: dichiarazione sta per traduzione, naturalmente, di Barechi Nafshi, fatta da Rabbi Chischia Rieti. Chischia è il nome Ezechia, e poi poco sotto, quando inizia l'altra traduzione, dichiarazione di Vidui Gadol, fatta dal Medemo. Medemo è un arcaismo per medesimo, Rabbi Chischia Rieti. Quindi
Le prime due sono attribuite a questo Ezechia Arieti, di cui adesso dico una cosa, due cose in croce, quel poco che si sa. Poco più avanti nel Proemio, che come vi dicevo costituisce un'introduzione a questo lavoro di traduzione liturgiche, ed è un testo insomma che descrive appunto il lavoro di produzione del manoscritto, si dice però qualcosa di più, e cioè che l'eccellente Rabbi Chischi Arieti e signora Devorah Scarelli, compare un altro personaggio, con loro alto ingegno si sono cimentati a ponere in luce la traduzione per ambi, sta per entrambi, loro fatta sopra il tenore di riprensione, ovvero l'ammonizione di Rabbenu Bachia, il primo di questi due testi, il Barechin Avshi di Bachia ibn Pakuda, con la confessione di Rabbenu Nissim. Questi sono due altri modi per indicare i due testi. Quindi nel Proemio, insieme a Arieti, è citato apparentemente come un lavoro a quattro mani, un secondo autore, anzi un'autrice, Deborah Scarelli. I due sono questi. Di Deborah Scarelli abbiamo anche, come vedete, una stampa, questa immagine. Di Rieti non abbiamo immagine, sappiamo molto poco. Allora, cosa succede? Che del Barechin Avshi e del Viddui Gadol, effettivamente, la Deborah Scarelli, che da signorina faceva corcos, si era sposata con un importante rabbino romano, Josefa Scarelli, ed è molto nota come autrice, soprattutto perché è un'autrice donna, quindi rara. Di Deborah Scarelli conosciamo questa traduzione del Barechin Avshi e del Viddui Gadol in italiano e in caratteri latini. La Scarelli le aveva pubblicate prima nel 1601 e poi nel 1609 in un'edizione, in un'opera che è uscita a stampa, appunto ristampata a poca distanza, che raccoglie una serie di sue traduzioni di tutte di ambito liturgico o comunque di poesie e di testi, diciamo, di valenza penitenziale, con particolare attenzione, come è naturale che sia in un'epoca in cui anche nel cattolicesimo vediamo questo fenomeno, questa attenzione a una devozione più appunto penitenziale, così anche nell'ambito ebraico interessava far circolare, e anche al di fuori naturalmente, la traduzione di questi testi della tradizione ebraica, fra cui anche appunto il Barechin Avshi e il Viddui Gadol. Quindi la Scarelli, è vero, le aveva tradotti. Ma Rieti, allora, di Rieti abbiamo, io ho trovato la prima attestazione delle sue traduzioni proprio nel nostro manoscritto 18 dell'archivio Terracini. Non si conosceva un'opera simile di Rieti. Di questo Ezechia Arieti, che a differenza della Ascarelli non si situa a Roma ma nella zona emiliana e romagnola, la famiglia Arieti è una famiglia importante di Ferrara soprattutto, ebbene di questo Ezechia Arieti noi conoscevamo soltanto una traduzione effettivamente in italiano, effettivamente lui in caratteri ebraici, dei proverbi di Salomone, lui l'ha pubblicata, questo è il frontespizio, ma non si sapeva assolutamente che avesse, né si riteneva che avesse tradotto Barechin Avshi e Viddui Gadol, queste due opere, che appunto, ripeto, lo stato della mia ricerca, quando l'ho iniziata, erano attestate soltanto, i cui testi erano attestati solo nel nostro manoscritto, quindi un testimone in questo senso già molto importante. In realtà una citazione di questo Rieti e del suo lavoro sul solo Barechin Avshi c'era, ma era sfuggita ai più, non perché io abbia un occhio linceo e gli altri no, ma perché si trovava sepolta all'interno di un testo che forse è il testo che nel 600 ebraico è il più loquace e ricco di informazioni importanti, che è l'autobiografia di Leon Modena. Ora, Leon Modena è uno degli, è forse l'ebreo più famoso del 600, veneziano, autore di tantissimi testi sia in ebraico sia in italiano, è importantissimo, ne parla forse qualcuno dopo di me, forse Cristiana Facchini. Ecco, Leon Modena è un personaggio straordinario nel panorama del 600 italiano più in genere, tra le altre cose anche perché ha scritto una sua autobiografia interessantissima, ricca di notizie, l'ha iniziata a scrivere nel 1617. Ebbene, in questa biografia, fra le mille opere sue che lui a un certo punto cita, ne cita anche alcune in cui a cui lui ha collaborato o come traduttore o come editore e via dicendo, o con collaborazioni non meglio specificate. Molte di queste
riferimenti che lui fa non sono circostanziati e quindi non a tutt'oggi gli editori di questa autobiografia non hanno saputo specificare a cosa si riferiscono. Fra questi c'era proprio un riferimento alla traduzione, diceva Leon Modena ha aiutato il Rieti, Ezechia Rieti, nella sua traduzione del Barechin Avshi. E quindi insomma al nostro manoscritto effettivamente si associa un altro dato esterno a confermarci che anche Rieti aveva tradotto il Barechin Avshi. Quindi questi due testi effettivamente apparentemente sono stati tradotti da entrambi. Resta un problema, resta nel senso che resta, e non è che poi alla fine di questa conferenza vi dirò niente di più, perché tutt'oggi stiamo facendo ricerca su questo tema. Questo non ve l'ho anticipato, ma ve lo dico, i problemi che si pongono con questo manoscritto, con lo studio del manoscritto di cui vi parlo e delle altre fonti che si combinano a questo, sono più delle soluzioni che noi possiamo dare, sono tantissime le piste di ricerca appunto che si aprono e tante che ancora andranno approfondite, va bene, sono tutti come dire, dati che andiamo ad aggiungere nel calderone delle fonti che man mano dovremmo sempre più arricchire sul Piemonte ebraico e in genere sull'Italia ebraica del 600. Ebbene, resta questo problema. Qual è la forma di collaborazione che c'è stata fra Ascarelli e Rieti? Non lo sappiamo, entrambi hanno tradotto, Ascarelli pubblica nel 1601 e traduce in caratteri, o meglio, pubblica in caratteri latini. Rieti non pubblica, forse, non lo sappiamo, ma abbiamo delle tradizioni manoscritte, la nostra è un'altra che vedremo fra pochissimo, però lui traduce in caratteri, o meglio, la sua traduzione è registrata in caratteri ebraici. Quale sia la forma di collaborazione fra i due, anche perché i due né l'uno né l'altra la citano in alcun modo, non possiamo meglio determinarlo che su quello che possiamo leggere nel proemio del nostro manoscritto. Tanto più che c'è un grosso problema, le due versioni sono identiche, una in caratteri latini e una in caratteri ebraici, quindi che ci sia stata una collaborazione o una retroversione in un senso o nell'altro, i due testi sono all'attualità delle nostre conoscenze esattamente lo stesso. Accettato questo, cioè che abbiamo una traduzione forse a quattro mani registrata nel nostro manoscritto, i primi due testi, e che si data fra, evidentemente data la cronologia di Ascarelli e Rieti, fra fine del 500 e inizio 600, il secondo problema è gli altri testi. Chi è l'autore degli altri testi? Naturalmente delle altre traduzioni, non sto parlando, lo ripeto, dei testi ebraici. Una cosa, l'unica che possiamo ricavare dal manoscritto dell'archivio Terracini, che ripeto non riporta alcun nome per questi testi, è che l'autore del proemio, chi scrive questa forma di introduzione, è anche l'autore della gran parte delle traduzioni registrate in questo manoscritto. Infatti dice, parla in prima persona e dice: considero io quanto fia ottimo il tradurre diverse orazioni ebraiche in lingua volgare, cioè in italiano, ed essere cosa molto necessaria per beneficio dei popoli inabili al profondo senso di detta lingua. Molti degli inabili al profondo senso di detta lingua erano anche ebrei ormai nel 600. Ecco dunque che, postomi son, col rozzo mio stile molto differente per l'ignoranza mia dall'alto soggetto del signor Rieti e signora Deborah Suddetti, che aveva appena citato per le traduzioni dei primi due testi, nel volgareggiare, cioè tradurre in lingua volgare, dette confessioni da loro tralasciate. Le aveva elencato poco sopra quali erano le traduzioni che lui, si presume, ma ve lo confermo, era un uomo e lo vedremo, che lui aveva aggiunto le traduzioni di Ascarelli e Rieti. Quindi è lo stesso chi scrive il proemio, ma nel nostro manoscritto non si firma, è lo stesso che ha tradotto gli altri testi. Alla luce del manoscritto 18 dell'archivio Terracini, quindi i testi si datano come voi vedete, lasciando da parte naturalmente il problema dei testi ebraici, che hanno tutta un'altra loro storia. Le traduzioni del Barechin Avshi e del Viddui Gadol, i primi due testi, si datano, che siano di Rieti e poi copiate da Ascarelli o viceversa, fatte insieme, si datano fra la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo. E poi gli altri testi si datano semplicemente dopo queste e prima della nostra copia manoscritta, quindi in un arco di tempo di circa un secolo. Si può circostanziare questa vicenda? Si può dire qualcosa di più su questi testi, la loro natura e la loro datazione? Per fortuna sì,
grazie a uno studio di questo studioso Alessandro Guetta, che aveva lavorato in parte su Deborah Scarelli e non soltanto su di lei, e su cui io mi sono documentata per la Scarelli, sono riuscita a risalire, a scoprire, ma appunto se non ci fosse stato Alessandro Guetta, voglio dirlo, non so se ci sarei mai arrivata, ai manoscritti originali da cui il Pontremoli, da cui la tradizione che ci è arrivata in Pontremoli, quindi nel manoscritto dell'Archivio Terracini, derivava, e non solo i manoscritti originali, anche il nome di questo autore che nel nostro manoscritto resta sconosciuto. I manoscritti in questione infatti erano citati da Guetta con riferimento alla traduzione di Ascarelli al proemio, citava proprio dei pezzi del proemio ed erano identici. Io sono andata a vedermi due manoscritti che sono conservati nella Biblioteca di Stato russa, ma che sono digitalizzati interamente dalla Biblioteca di Israele, Nazionale di Israele, in microfilm, e adesso sono disponibili come molti altri anche online, ed erano effettivamente, contenevano effettivamente gli originali, quelli che poi ho scoperto essere gli originali, delle altre traduzioni che il nostro manoscritto conserva. In questi codici, che sono parte della collezione del barone Günzburg, che è questo signore che vi ho messo qua in immagine, un filantropo, uno studioso di chiarissima fama e soprattutto il proprietario della più grande forse collezione privata di manoscritti ebraici mai esistita al mondo, adesso appunto di proprietà della Biblioteca di Stato russo. Lui aveva collezionato più di 1900 manoscritti ebraici suoi personali, il primo collezionista era il nonno, ma lui ha allargato questa collezione. Ebbene, due di questi manoscritti sono quelli che ci interessano, il 669 e il 731. Ho trovato gli originali dei nostri testi, dei testi registrati nel manoscritto dell'Archivio Terracini, e in più il nome di chi aveva scritto il proemio, non era stato espunto in questi manoscritti, che sono appunto i suoi autografi, di chi aveva scritto il proemio e di chi aveva tradotto gli altri testi, che è questo signore Yehuda Chaim Karpi. Ora, Yehuda Chaim Karpi non aveva sentito mai parlare nessuno nell'orbe terracqueo, salvo io quando ci sono incappata, e Alessandro Guetta, il quale appunto aveva citato questi manoscritti in passant, e poi insieme ci siamo messi a studiare un po' la tradizione carpiana, ma siamo ben lungi dall'aver esaurito il compito. Nell'immediato questi manoscritti a cosa mi sono serviti? A circostanziare come si erano state prodotte queste poesie liturgiche, queste traduzioni italiane di poesie e preghiere della liturgia di Kippur, e come si era arrivati alla produzione del manoscritto ben più tardo che noi conserviamo in Archivio Terracini. Uno dei due manoscritti è stato, hanno il colophon, per fortuna, proprio questa formula di cui vi dicevo, in cui il copista, che in questo caso è autore, si firma come autore, quindi sono manoscritti molto importanti perché sono autografi scritti da chi aveva composto una parte dei testi, hanno il colofone e sono stati prodotti uno ad Alba, e quindi Piemonte, nel 372, sempre piccolo computo, 5372, cioè 1611-1612, e Karpi si firma in questo manoscritto più volte anche col nome del padre, Shemuel Gabriel, figlio di Shemuel Gabriel da Karpi, e si firma anche col nome italiano Leon Karpi, Yehuda, è il nome ebraico che corrisponde a meglio, Leone è il nome ebraico, che è il nome italiano che corrisponde al nome ebraico Yehuda. E nell'altro manoscritto, prodotto a Rivalta, nello stesso anno, vediamo di nuovo la firma di Karpi, che qui è Yehuda Chaim Karpi o Yehuda Chaim da Karpi, ci parla di Rivalta, piccolissima località del Monferrato, soggetta al Duca di Mantova. Per questa ragione io penso che sia Rivalta Bormida e non Rivalta Scrivia, che tanto lì è a poca distanza, ma era nel Ducato di Milano all'epoca. Quindi facilmente è Rivalta Bormida. Peccato che la data sia la stessa, e vedremo anche qualcosa su questo, dell'altro manoscritto. Quindi sono due manoscritti coevi, adesso ve li mostro tutti e tre insieme, due manoscritti coevi prodotti di mano, autografi dell'autore di parte delle traduzioni, del proemio di parte delle traduzioni, e si situano cronologicamente a monte della tradizione testuale che porta al nostro manoscritto. Trovarli è stata una grande fortuna, perché
mi ha consentito di dire molto sulla storia dei testi conservati all'archivio Terracini, ma anche viceversa il testimone dell'archivio Terracini, pur essendo più tardo, aiuta anche un po' a decifrare, e per certe ragioni specifiche, e farò cenno solo ad alcune, la storia di questi manoscritti di Carpi. La differenza nelle immagini dipende, poi vedremo, da caratteri grafici, ma anche dal fatto che questi sono microfilm. Queste due sono le immagini dei manoscritti Günzburg, la G che lascio davanti indica Günzburg, sono differenze, sono bianche soltanto, si differenziano da queste soltanto perché sono immagini tratte da microfilm, mentre questa è una foto che ho fatto col cellulare, per intenderci. Ora, i testi originali, perché abbiate un'idea di come è l'italiano in traduzione di questo autore, del Carpi, ma anche di Rieti e di Ascarelli, questo è il tenore dei testi. Quindi un italiano letterario. Signor, già in simil giorno di perdono, hai per clemenza tua ben dimostrato d'indulgenza e bellume festi sta per facesti, dono. Al popol che da te già fu acquistato, ad assolvere peccati fosti bono di ciascun di Israel qui congregato. Questa è la traduzione di una parte, questa Y al fondo, per ricordarmi che questa è una traduzione dello Yotzer, una parte della traduzione dello Yotzer, che è uno dei componimenti tradotti. Questo è il testo come compare nei codici originali. Ora, per circostanziare su Carpi, vi dico solo più questo perché poi torniamo al nostro manoscritto, per circostanziare e localizzare l'attività di questo Carpi, che ripeto era personaggio del tutto ignoto e a tutt'oggi poche sono le fonti che ci dicono qualcosa di lui, speriamo di trovarne altre approfondendo la ricerca. Ci sono alcuni dati immediati, per esempio il fatto che nel manoscritto 669, insieme alla nostra raccolta liturgica, siano state raccolte dallo stesso Carpi, siano state prodotte e copiate dallo stesso Carpi delle traduzioni di componimenti specifici, che adesso non ci interessano perché non sono stati poi appunto recepiti nel nostro manoscritto, della liturgia, componimenti tipici esclusivi della liturgia di Casale Monferrato, il che naturalmente ci dà un'idea dell'ambito di composizione e circolazione di questi testi. Inoltre il padre di Yehuda, questo Shemuel Gabriel che noi abbiamo trovato citato nel manoscritto 731, è venuto fuori proprio dalla nostra biblioteca dell'archivio Terracini, il suo nome è venuto fuori come possessore di un libro che è stato censurato da un censore, questo Paolo Visconti, che lavorava nella diocesi di Alessandria Casale, il che ci aiuta anche a circostanziare ulteriormente l'ambito geografico di produzione di questa, della produzione testuale raccolta in questi manoscritti. Inoltre il manoscritto 731, rimanendo i due manoscritti carpiani, ha delle note di possesso, cioè delle annotazioni di possessori sulle carte bianche, quelle che purtroppo mancano, lo dicevo all'inizio della presentazione, nel manoscritto dell'archivio Terracini, qui ci sono, e datano appunto, cioè collocano questo manoscritto in Casale Monferrato, quindi nella stessa area monferrina. Questo è il quadro cronologico dei testi una volta esaminati e scoperti ed esaminati anche gli originali carpiani, cioè ci sono delle traduzioni un poco più antiche ma che si situano comunque nell'arco cronologico che prendiamo in considerazione in questo ciclo, in questa fase del ciclo storico religioso, quindi fra fine del XVI e inizio del XVII secolo. Seguono di pochi anni le traduzioni di Carpi. Carpi ci dice: voglio aggiungere le mie traduzioni a quelle già fatte da Rieti e Ascarelli, e poi molto più tarda, ci sono 80 anni qui in mezzo, la nostra copia dell'archivio Terracini. Ora, in questi 80 anni è successo qualcosa che non dettaglieremo naturalmente, ma a cui farò un paio di riferimenti, ma soprattutto un problema, e con questo chiudo la questione del Carpi, importante e interessante, ed è stato a mio modo di vedere risolto da un'analisi dei manoscritti carpiani, è il rapporto reciproco fra i due codici di Carpi. Abbiamo detto, sono due autografi, sono entrambi prodotti nel 1611-1612, hanno una grafia che, come vedete, è
come forse potete vedere, ve lo dico io perché l'occhio allenato è un'altra cosa, è praticamente identica, anche se non è del tutto identica, prodotti nello stesso luogo sotto la supervisione dell'autore, se non appunto di mano dello stesso autore. Ora, uno è in una qualche relazione con l'altro, quale viene prima? Questa è la domanda più importante in relazione a questa produzione testuale, perché naturalmente i due manoscritti, e questa è cosa molto rara in genere per la produzione letteraria ebraica, in genere direi, e in particolare nel 600, questi manoscritti sono due manoscritti autografi, quindi abbiamo due copie di un'opera, due copie realizzate dall'autore di una stessa opera, quindi ci mostrano, la rara caratteristica di poterci mostrare come un autore lavorava sui propri testi. Quindi dal manoscritto 18 dell'archivio Terracini si è arrivati a una questione del tutto differente che va approfondita in una direzione, e va approfondita e molto, ancora molto studiata, e va in una direzione completamente diversa, appunto quella dei testi, che come vi dicevo prescinde dalla storia del manoscritto, ma non è meno interessante, riguarda comunque il 600. Forse bisognerebbe dedicare un incontro in modo particolare a Carpi, che è personaggio appunto interessantissimo e di cui, caso raro, come vi dicevo, possediamo due testi scritti da lui stesso e che, messi a confronto, molto ci dicono su come un autore lavorava sulla propria produzione. Il problema in sintesi è questo: hanno la stessa data, sono autografi, come possiamo metterli in relazione uno con l'altro? Per fortuna, o come naturale che sia, e lo sappiamo tutti, tutti quelli che scrivono hanno scritto, hanno cancellato, hanno riscritto i propri testi più e più volte. Oggi col computer questo spesso va perduto, ma nella tradizione manoscritta invece è molto evidente. Ci sono delle differenze fra i due manoscritti, differenze nel contenuto, delle varianti stilistiche e lessicali nei testi e delle differenze grafiche, che pure sono molto indicative per quanto concerne il lavoro che uno fa sulla propria produzione testuale, che uno può fare. Per quanto riguarda il contenuto della raccolta liturgica, come si presenta nel manoscritto 669-731, in buona sintesi di quello che io ho indicato in questa slide, il manoscritto 731 è più corto, ha meno traduzione, ha tre testi in meno. Il proemio è anche più corto, questa introduzione è più corta, perché nel proemio l'autore non cita queste tre traduzioni, parla soltanto di due traduzioni, del Barechi Nafshi e del Vidui Gadol, tradotti in precedenza da Rieti e Ascarelli. Nel manoscritto 669, che si differenzia anche per altre caratteristiche, per esempio la presenza dei testi ebraici, che invece nel manoscritto di 731 non ci sono, però soprattutto il proemio più lungo e l'autore ha aggiunto altre traduzioni. Allora, questo mi ha portato a pensare che il manoscritto 669 seguisse il manoscritto 731, perché generalmente i lavori si ampliano piuttosto che ridursi. Però non è una deduzione, diciamo, di natura logica, non aveva prove questo fatto, se non trovando, e poi le ho trovate, approfondendo la lettura dei due codici, la collazione fra i due codici, cioè il confronto parola per parola fra due codici, e l'esame delle caratteristiche grafiche corrobora una cronologia per cui il manoscritto 669 precede il manoscritto 731. Le varianti stilistiche non esistono nei testi di cui Carpi è solo un copista. Il Barechi Nafshi e il Vidui Gadol erano stati composti da altri, lui li include nella sua raccolta, quelli di Rieti e Ascarelli, ma li copia in buona sostanza, quindi non ci sono correzioni su questi testi, ci sono solo quegli errori che si generano naturalmente nel processo di copiatura. Viceversa, nei testi in cui Carpi è autore, quindi il proemio e le altre traduzioni, ci sono, e come, tante correzioni che l'autore evidentemente aveva deciso di apporre ai propri testi, quindi si vede chiaramente il passaggio da un testo all'altro, la correzione di molti lemmi, di espressioni e così via. Uno dei due testi, questo è un termine tecnico della composizione, della storia della composizione dei testi, è un postillato d'autore, cioè una brutta copia, mettiamola così, noi la chiameremo una brutta copia. Le caratteristiche grafiche che ci dimostrano che
effettivamente il 731 è la brutta coppia del 669, quindi che ci permettono, nonostante siano stati prodotti nello stesso anno, di metterli in fila cronologicamente, sono di due tipi. Una, diciamo, un indizio, il 731 più pasticciato, è un testo più, con più cancellature, più correzioni e così via. Ma di nuovo, questo non dimostra, al di là di ogni dubbio, che sia il primo dei due. Quello che però lo dimostra è come si presentano le correzioni, ovvero nel manoscritto 669, che io ritengo essere secondo, ed effettivamente lo è, sono presenti le lezioni varianti, cioè le correzioni, o come correzione a margine, nei margini esterni, di una versione più obsoleta che è nel corpo di testo e che è identica a quella del manoscritto 731, oppure ancora a monte sono in corpo di testo nel primo del manoscritto 669 e comparivano come correzione a margine nel manoscritto 731, così graficamente. Per esempio, sublime ingegno è diventato alto ingegno. Il manoscritto, diciamo, successivo, il 669, il secondo, prendeva la lezione del primo, ma poi l'autore, perché queste non sono correzioni che appone un copista, è ovvio, queste sono correzioni che appone chi decide di essere titolato a migliorare il testo, quindi l'autore, un redattore alla peggio, l'autore corregge a margine, alto ingegno, lungamente lumini, diventa lungamente splenda, ma corretto nel 669, questa è la versione chiaramente più obsoleta. Quando la correzione, diciamo, più antica è avvenuta sul manoscritto 731, c'era un testo che purtroppo io non sono stata in grado di leggere perché è completamente cancellato. 731 è un codice in cui le cancellature purtroppo sono molto efficaci, quindi c'era un testo precedente corretto a margine con ferventi, la lezione ferventi, riferito alle preghiere, entra in corpo di testo nel manoscritto 669. A conferma di questo viene il nostro codice, il manoscritto 18 dell'archivio Terracini, perché in questo, che è più tardo, sono recepite le lezioni del secondo dei due manoscritti, del manoscritto 669. Quindi l'ultima tappa, effettivamente, sembrerebbe confermare, laddove le correzioni ci sono, che la sequenza dei due autografi, che purtroppo hanno appunto una datazione nello stesso anno senza specifica di mese e di giorno, è questa. Prima il manoscritto di Alba, il manoscritto 731, poi Carpi decide di correggere i testi che aveva già scritto, appone delle correzioni, ne aggiunge altri e produce a strettissimo giro, nello stesso anno, a Rivalta un secondo originale, perché è sempre di suo pugno. La scoperta di due originali, ripeto, per un insieme di testi, è un caso più unico che raro, no? Raro, diciamo, ce ne sono altri, ma veramente molto raro. Cosa è successo? Mi fermo qui su Carpi, anche se appunto molto ci sarebbe da dire. Dimmi tutto. Sì, certo. Cosa è successo nel nostro codice? Questi codici autografi che tanto ci dicono sulla tradizione letteraria, liturgica e di traduzione dell'inizio del Seicento, sono arrivati i testi alla fine del secolo. Come ci sono arrivati? Perché se noi non avessimo trovato il manoscritto dell'archivio Terracini, per noi la storia di Carpi finirebbe lì, la storia di queste traduzioni finirebbe lì. Invece queste traduzioni venivano lette e copiate ancora a fine secolo, il che è un dato già di per sé rilevante. Però la nostra copia è una copia diversa, scusate il bisticcio, ma è così, non è una copia diversa soltanto perché sono intervenuti degli errori di copiatura, come naturale che sia nel procedimento di tradizione testuale, cioè di copia da un manoscritto all'altro, ma ci sono tanti elementi che lo rendono un codice peculiare e che ci dicono qualcosa sulla ricezione di questi testi in un'epoca, lo ripeto, molto diversa da quella in cui sono stati prodotti. Allora, innanzitutto ci ha messo la puntazione Pontremoli, o ha messo la puntazione lui o l'ha messa un suo modello, noi non lo sappiamo, ma compaiono le vocali in questo codice. Deriva direttamente dai manoscritti originali o no? Questa è la prima domanda. Ha copiato il testo consonantico dei manoscritti originali, ci ha messo le vocali, oppure è stato qualcun altro? Ve lo dico già, è successo qualcosa in mezzo. Non è una copia diretta. Pontremoli non aveva sott'occhio gli originali. Come lo fa? Non dipende dalla distanza cronologica fra i due manoscritti, perché può
capitare che si copi un testo su un manoscritto molto più antico. No, però sono successe delle cose che noi possiamo rilevare grazie alla collazione, di nuovo il confronto parola per parola, questa volta del codice dell'archivio Terracini con i precedenti, e analizzando le notizie nei testi e la lingua come si presenta, l'italiano come si presenta nel nostro manoscritto. Le varianti sono tante fra il nostro manoscritto e i testi originali. Ci sono dei casi in cui il nostro manoscritto si distingue da entrambi i codici originali, ci sono dei casi in cui si allinea con l'uno oppure con l'altro. I casi in cui si allinea con il manoscritto 669 e i casi in cui si allinea viceversa, quando ci sono lezioni varianti con il manoscritto 731, ci dicono qualcosa su come si è svolta la tradizione, come sono stati copiati i manoscritti uno dall'altro, ci aiuta a ordinare, a creare un processo di tradizione. Ma i più interessanti sono questi, gli errori che si generano e che sono errori, appunto, non lezioni varianti, laddove il nostro manoscritto non copia, non riporta la lezione né del manoscritto autentico, originario numero 1, il 731, né del manoscritto 669, perché qui emerge un fatto rilevante, cioè che il copista del nostro manoscritto non comprendeva bene i testi che copiava. Ci sono degli errori di comprensione dell'italiano, mi riferisco naturalmente all'italiano. Allora, in sintesi, per quanto riguarda la tradizione testuale, quindi le varianti del secondo e del terzo tipo, si segue uno o l'altro originale, il nostro manoscritto serve ed è molto utile non tanto per dirci qualcosa sulla sua produzione, ma per dimostrarci che con ogni probabilità esisteva un terzo originale che è andato perduto, una terza copia d'autore o copia di redazione. Come mai? Perché il nostro manoscritto a volte si allinea col 731, a volte col 669, dimostrando che unisce, mette insieme due versioni, cioè le lezioni dell'una e dell'altra versione in maniera non lineare, come se fosse una selezione dei passi a seconda o sulla base di una scelta consapevole. Allora, chi ci dice che non sia stato Pontremoli a fare questa scelta? Cioè a dire, io sotto il naso il 731 e il 669 copio come ritengo meglio, in alcuni punti copio la lezione di un manoscritto, in altri punti la lezione di un altro. Non è possibile questo, perché il nostro, e arrivo alle lezioni, agli errori, introduco così il tema degli errori, il nostro copista non aveva sott'occhio i manoscritti originali. Laddove i manoscritti originali, il 731 e il 669, rari casi, inseriscono i puntini delle vocali perché ritengono che certe parole non siano comprensibili, certe parole italiane non siano comprensibili senza vocali, laddove aiutano il lettore, per esempio in questa struttura kof, resh, vav, he, che va letta curva, ma la lettura curva non è implicata in maniera così inequivocabile dalla struttura dell'ebraico, laddove appunto c'è un dubbio, sia qui, sia nel 731, sia nel 669, il copista Carpi medesimo inserisce i puntini per dire occhio che lì è curva. Il nostro Pontremoli riporta questa lezione, queste sono le vocaline di Pontremoli, questa è la traslitterazione, o croa o cheroa, con una vocalizzazione impossibile per l'ebraico e soprattutto con un senso inesistente per l'italiano. Questi casi sono frequentissimi, la vocalizzazione è spessissimo incomprensibile e, ripeto, adesso su questo ci torno, anche nei casi in cui l'autore sui suoi autografi aiutava a leggere i casi più difficili, più ambigui. Quindi questo mi fa pensare, confortato da altri dati, che lui non avesse sott'occhio gli originali, se no non avrebbe sbagliato. Ci sono anche errori meccanici, come errori di dittografia che non si spiegano, la dittografia, la ripetizione di una parola
che si è già copiata, che non si spiegano con l'impaginazione dei codici originali. La dittografia, cioè copiare due volte per errore una parola, si genera, detto in soldoni, quando questa parola è sul margine esterno del testo, perché si torna alla riga precedente copiando. Ebbene, le parole duplicate da Pontremoli si trovano in centro al corpo del testo, nelle versioni di Carpi, quindi facilmente aveva sott'occhio, io direi quasi di sicuro, aveva sott'occhio che questo fosse un terzo originale, lo possiamo supporre, ma sicuramente ci fu un altro testimone, un altro manoscritto che a sua volta aveva copiato da Carpi. Veniamo all'ultimo tema e il più importante, relativo al nostro codice, ovvero gli errori. Molte varianti che io ho trovato nel codice di Pontremoli dimostrano semplicemente che non capiva, o lui o il modello da cui lui copiava non capiva i testi italiani che copiava, e anche, detto per inciso ma fino a un certo punto, i testi ebraici che erano a fronte. Questi errori sono tantissimi, ve ne do una dimostrazione. Questo è il passaggio dal testo consonantico e l'inserzione dei punti vocalici. Alcuni errori si generano nella copiatura del testo consonantico, siano stati fatti da Pontremoli o da chi per lui prima. Alcuni errori si inseriscono invece, aumentano, diciamo, gli errori con l'inserzione dei punti vocalici. Ecco alcune delle tante trasformazioni. Giovamento viene letto dal Pontremoli giumenti. Quindi i pensieri, si dice in una traduzione, non portano gioia né giovamento alcuno. Ora, in Pontremoli questo diventa né giumenti alcuno. Erudizione diventa irodizioni, empio diventa empeio, il cuore umano, si dice, è empio e non giusto, diventa vocalizzato in Pontremoli empeio e non giusto. Peggio ancora, tu, il pronome, diventa to, hai, il verbo avere diventa e, il verbo essere. Quindi le frasi perdono, nella gran parte dei casi, con la vocalizzazione, di significato. Ma tu giustamente hai sempre eseguito diventa ma to giustamente e sempre eseguito. I misfatti miei, le mie colpe, diventa e misfatti miei. Ora, l'ebraico, la struttura consonantica ebraica permette delle vocalizzazioni di questo tipo, ma non in questi contesti, naturalmente, non in un contesto in cui deve rendere una lingua comprensibile. Si perdono le concordanze. Debitore e libero diventa debitore e libere. Le rime, che in un testo poetico si mantengono, qui sono rime alternate. Errore, per esempio, faceva rima con disonore nel testo di Carpi, e in Pontremoli è vocalizzato errore, disonori. Quindi errori lampanti, e che è anche piuttosto difficile commettere, eppure è così, cioè l'apparenza è questa. Per darvi l'idea di come si trasforma il testo in Pontremoli, questo è il testo di Carpi. L'iniquità mia io conosco, un piccolo estratto, e ti misfatti miei o nella mente mia continui. Chiaro che è un italiano letterario, quindi non è come il nostro italiano, però è corretto. Avendo da gioventù seguita la falsità, et la giustizia fu da me discosta. E Pontremoli vocalizza, Pontremoli o chi per lui vocalizza, l'iniquità mei io conosco, ete, e misfati, le doppie sono perdute del tutto, mi o ni la mente mia continue, avendo da giuntu, al posto di gioventù, seguita la falsità, 2a, e la giustizia fu da me discosta, non l'ha proprio capito, ha vocalizzato disgostati, trasformando anche una c. Ci sono altri esempi su cui io sono rimasta, ho letto prima Pontremoli, poi ho trovato per fortuna i manoscritti di Carpi, sono rimasta di stucco, devo dire. Ci sono anche una serie di errori, gli errori, o meglio, secondo me gli errori sono ancora più gravi, perché c'aveva il testo ebraico da fronte, quindi il testo ebraico diceva in buona sostanza quello che dicevano le sue traduzioni. Questo esempio formato da fonti di loto, loto è un arcaismo per fango, parla dell'uomo. E sono testi penitenziali, parla dell'uomo. Questo di Lotu non è stato per niente capito. Prima a un certo punto è stato unito, poi una volta unito era ancora meno comprensibile, quindi hanno tolto lo spazio, un copista ha tolto lo spazio, è diventato De Lotu. Ora,
è chiaro che Delotto non vuol dire niente, anche concedendo tutto il concessibile a un italiano arcaico e dialettale. In ebraico c'è nirfash, nirfash vuol dire di fango, fangoso, torbido. Allora questo significa che non controllava le sue traduzioni. Peggio ancora, la tribù di Levi, i Leviti sono citati perché nella liturgia di Kippur è importante, c'è tutto il tema del sacrificio al Tempio, i Leviti erano tribù sacerdotale. Ora, in ebraico, tribù di Levi, lo riconosci Levi, e nei Pontremoli diventa tribo al posto di tribù, ammettiamo anche un tribò di lui. Levi diventa lui. Quindi chi copiava non conosceva la traduzione ebraica e la tradizione ebraica oltre che la lingua ebraica, perché questo è un tema di tradizione, non di lingua. I nomi degli autori sono pasticciati, Ascarelli non la conosceva, evidentemente diventa Ascarile, Moshe Alashkar diventa Alashbar, Moshe Alashkar è un autore, non dei più noti, però insomma ha raccolto un formulario liturgico importante, Moshe Alashbar non esiste, salvo mio errore. Allora, questo che dice Umberto Cassuto, famosissimo, importantissimo studioso dell'ebraismo italiano e delle fonti italiane, per un altro testimone in carattere italiano, in carattere ebraici, è vero anche per il nostro. Lui parlava di una traduzione di un'elegia per il 9 di Av, sempre un tema penitenziale, una festa ebraica, e diceva il testimone, il proprio manoscritto che stava studiando, o l'eventuale tradizione intermedia tra l'archetipo e lui, ha aggiunto parecchi errori per ignoranza. Da tutto ciò sembra, anche Cassuto si meravigliava, ma questa è l'evidenza, risultare che l'amanuense del nostro codice, seppure non già quello del codice da cui il nostro deriva, non comprendeva più bene il suo testo. E questo si può dire, questo è quello che ci dice un manoscritto copiato 80 anni dopo la produzione dei testi rispetto ai testi che questo manoscritto voleva tramandare di più, e su questo so che devo chiudere e chiudo, il Pontremoli, ma c'è molto da dire ancora anche sui dati che ci permettono di spiegare un po' questo ruolo che il Pontremoli ha nella copiatura e nella realizzazione di questo manoscritto, ma concludo su questo tema che è altrettanto importante, riguarda proprio uno slittamento nella tradizione letteraria, testuale e linguistica, come testimoniato nella nostra tradizione. Il Pontremoli applica, oltre a sbagliare a tratti e molto spesso la comprensione, non comprendere il suo testo, applica una lettura dialettale su quella che era una base di italiano letterario, inserendo le vocali, soprattutto inserendo le vocali, ma alcuni cambiamenti avvengono anche nella copiatura della tradizione consonantica, si verificano nella ricezione del testo, e noi li vediamo molto evidenti nel nostro manoscritto, si verifica un fenomeno che obiettivamente è ancora quasi tutto da studiare e che non è però isolato nel caso di Pontremoli, ma un altro dei tanti temi che dovrebbero, dei tanti ambiti di ricerca che dovrebbero essere approfonditi partendo da questa tradizione, la trasformazione nel processo di autodettatura, che è naturale quando si copia in grafia ebraica ed è proprio connaturato all'ebraico nell'inserimento delle vocali, di lettura dialettale di un testo che non è nato come un testo in dialetto, ma è nato come un testo, ne abbiamo letto alcune pochissime estratti, come un testo in italiano letterario, quindi con intenti artistici. Il testo di Carpi viene stravolto anche dal punto di vista linguistico da Pontremoli, che per lui ci sono metafonesi frequentissime, dove diventa dovi, versi diventa verse, fui diventa foi e via dicendo, tutti elementi della tradizione dialettale giudeo-italiana, qui parliamo non più di italiano ma di giudeo-italiano, quindi dei dialetti parlati dagli ebrei nelle varie parti d'Italia, attestati in tutti i testi giudeo-italiani, quindi diventa un testo, da un testo italiano in italiano letterario diventa un testimone insieme anche della tradizione dialettale, del parlato, scambi fra matres lectionis, quindi fra le lettere che indicano le vocali nella struttura consonantica, lume diventa lumo, e peggio ancora, o meglio, in modo più evidente, scambi fra sibilanti e soprattutto sibilanti o lettere affricate, confesse diventa confesse, azione diventa azione, discendesti diventa discendeste.
dicendo, passando dalla grafia dicendo, diventa dicendo e via dicendo. A livello, scusate il bisticcio, a livello di sostrato consonantico e poi di applicazione di vocali, un altro dato fondamentale e importantissimo che emerge dallo studio del manoscritto dell'archivio Terracini è questo processo, questo scivolamento a un secondo strato linguistico che era evidentemente la lingua parlata dal copista e non era più la lingua letteraria a cui ambiva, che aveva cercato di realizzare nei suoi testi 80 anni prima Carpi. Ora, io so che è vero che io non vedo niente, vedo nero, forse Laura mi sta dicendo, o mi ha accennato. Allora, io mi fermo qui così se c'è qualche domanda, sperando di non avervi fatto stramazzare sulle sedie, purtroppo non potevo tenere il polso della situazione perché, ripeto, non vedo nulla, sono accecata. Alcuni dati su Bosch e Pontremoli li ho elencati al fondo delle slide, che insomma, se qualcuno poi volesse vedere integrazione, manderò senz'altro. Allora, in realtà saremmo state ad ascoltarti per ore, perché trovo che questa lezione, certo, tecnica, ma era necessario che fosse tecnica, però ha dimostrato, non esagero col dire in modo magistrale, la ricchezza del libro. Il libro ci racconta qualche cosa che va ben al di là dei suoi contenuti, ci racconta una società nel suo complesso, ci racconta la storia di centri scrittori, di autori che si interpolano gli uni con gli altri, di autrici che compaiono, no, sulla scena. Pensiamo che la Debora di cui ci ha parlato Chiara è contemporanea di quella Sara Sullam di cui ci parlerà Cristiana Facchini il 5 febbraio. No? Cioè, quindi un 600 ebraico che vede la presenza di donne, autrici e letterate. Ma poi l'aspetto che più mi ha affascinato e credo che abbia affascinato anche voi è questo testo che testimonia l'evoluzione di una società ebraica che non sa più capire, no, la propria tradizione testuale. E a me resta veramente questa domanda, per quello forse Ti fermati, allora faccio la domanda, okay. Poi immagino che qualcun altro farà domande analoghe alla mia, no? Cioè la destinazione di questo testo, il perché di questo testo, no? Perché è un testo che traduce, cioè quindi si rivolge a chi? A un pubblico. Com'è possibile riferirsi a un pubblico che non conosce più una lingua parlata, ma conosce una lingua scritta? Di solito è il contrario, no? Cioè si conosce una lingua parlata, ma non si conosce una lingua scritta. E allora forse la domanda che viene da fare, ma è veramente così, cioè mi scuso anche per la, così, per il carattere naif di questa domanda, è: ma non è che questo fosse un testo concepito anche proprio per recuperare una conoscenza? Per esempio, per recuperare attraverso la conoscenza della lingua parlata la conoscenza della lingua scritta. Questa è la mia domanda. Anzi, mi impongo di essere sintetica in una risposta che riguarda un po' tutta la tradizione ebraica e non solo, e poi in modo puntuale questo caso e casi analoghi. Allora, la verità è che scrivere la lingua del paese di residenza, che era in fondo la lingua comunemente parlata dal alto medioevo, dagli ebrei, al di fuori quindi della cerchia e dei momenti liturgici, quindi scrivere la lingua che si parlava in caratteri ebraici era prassi ordinaria e comune. Quindi i testi in lingue varie. No, c'è latino, latino, e poi man mano, latino, arabo,
per i paesi di lingua araba, e poi man mano con la nascita dei dialetti, poi il discorso sulla lingua letteraria, sul volgare è ancora un altro, però la lingua parlata dei dialetti poi lo vediamo con attestazioni che partono anche dal 1200, 1300, soprattutto molto frequenti in questa epoca, era comunissimo, cioè scrivevano in grafia ebraica la lingua del paese, la lingua comune di tutti i giorni. Allora, questo dipende dal sistema di apprendimento, dal sistema scolare. Voi sapete, è un luogo comune, ma fino a un certo punto, perché è un fatto vero che la scolarizzazione, l'alfabetizzazione era molto diffusa nel mondo ebraico, molto più che nella società cattolica circostante. Allora, i bambini studiavano e imparavano a scrivere e leggere sulla Torah, quindi in ebraico. Questi testi, e questo è un aspetto ipertecnico, ma a mio modo di vedere molto affascinante, questi testi scritti in caratteri ebraici, sia esso per l'italiano letterario, sia per i dialetti, non sono delle trascrizioni, sono scritture immediate, cioè pensavano in italiano e usavano l'ebraico per scrivere l'italiano in modo immediato. La conoscenza dei caratteri latini per una certa epoca era appannaggio dei più eruditi. Quindi quando diciamo che gli ebrei scrivevano, e anche le donne scrivevano e leggevano i caratteri ebraici e li usavano per la lingua di tutti i giorni, tant'è che è molto diffusa e più noto forse il fenomeno delle traduzioni di formulari liturgici a calco, traduzioni letterali e anche, insomma, dal punto di vista artistico non belle, non come queste letterarie artistiche, per ad uso delle donne, perché nel momento che sono le prime a disimparare l'ebraico, perché poi, ma mantenere la conoscenza naturalmente dei caratteri ebraici. Man mano anche gli uomini iniziano a perdere una conoscenza approfondita dell'ebraico. E qui entriamo nel nostro tipo di produzione. Che senso ha tradurre non a calco e quindi con intenti sono traduzioni anche per molti versi parecchio libere, cercando di dare il senso delle preghiere, dei testi ebraici, che utenza avevano, per chi lo facevano. Carpi ce lo dice nel proemio: una cerchia di miei amici, e non erano una cerchia di straccivendoli, questi erano gli intellettuali locali, mi dice che non riesce più a trarre dalle preghiere il significato, comprenderle bene, inteso questo nella doppia valenza, comprenderne il senso, tradurre l'ebraico da sé, ma anche comprendere cosa questo possa dire a una mente che è quella dell'uomo dell'età moderna. Quindi c'è tutta un'attenzione nelle traduzioni, ma lì bisognerebbe fare uno studio letterario, linguistico e stilistico sull'italiano, lo dovrebbe fare un italianista, a indirizzare il significato di queste preghiere su valenze più intimistiche, penitenziali già lo erano, ma la traduzione per esempio di questo Seder HaAvodah di cui vi dicevo, e si vede che punta alla devozione, alla penitenza personale in modo più marcato di quanto non indichi il testo ebraico. Quindi su una tradizione di base, che è quella dell'uso dell'ebraico per scrivere l'italiano e i volgari, i dialetti, si innesta un altro tema, che è quello di rendere in italiano, per chi desiderava, aveva questa esigenza, in un italiano che veicolasse delle idee diverse da quelle veicolate immediatamente dall'ebraico, dei testi che facevano parte della tradizione, come tali dovevano essere mantenuti, reinterpretare anche. Quindi c'è anche un po' questa questione, ma per questo tipo di temi. È ovvio che queste traduzioni liturgiche, a differenza delle traduzioni a calco, non servivano a insegnare ai bambini cosa volevano dire le preghiere, non servivano per la liturgia sinagogale, che si svolgeva, come si svolge tuttora, in ebraico, servivano per chi voleva dire: ma cosa mi sta dicendo qui il testo ebraico? Cosa mi sta dicendo a livello letterale e cosa può dirmi per quello che è il mio sentire attuale dal punto di vista spirituale e religioso? Non so se ho risposto. Non so se ci sono altre domande. La mia domanda è: quando
testo, li studiano al di là del significato? Sì. Allora, la risposta è sì, dei bambini di 3-4 anni studiano i caratteri al di là del significato. Come imparano? Poi naturalmente il lessico della Torah è molto ridotto, della Torah e in genere del Tanakh, quindi della Bibbia ebraica, è ridotto rispetto poi a quello che è l'uso di questo lessico, lo sviluppo che su questo lessico c'è nella liturgia, nei testi liturgici, che poi sono composizioni anche molto più tarde, di epoca mishnica e così via. Quindi conoscere 2-3 paroline della Torah non significava che poi comprendessero, sì, e poi che lo praticassero, perché magari lo impari da bambino, poi ti rimane la scrittura, ma se non usi la lingua tutti i giorni, e nel 600 non usavano più l'ebraico, da tempo, più l'ebraico tutti i giorni per le comunicazioni quotidiane, e si vede nei documenti d'archivio il passaggio anche in quegli atti ufficiali che tradizionalmente erano scritti in ebraico, quindi per esempio i verbali delle assemblee, della comunità e così via, c'è uno slittamento anche nell'uso nell'ambito diciamo giuridico, istituzionale dell'ebraico, cioè l'ebraico come lingua sta scomparendo in questo torno di tempo. La scrittura ha vita straordinariamente più lunga, tant'è che in molte agadot a stampa, la Gadà è il libro che si legge in occasione della, scusate, Pasqua ebraica, in molte agadot a stampa, i commenti a margine del testo della Gadà, stampate nell'Ottocento inoltrato, anche seconda metà, i commenti a margine sono in caratteri ebraici ma in Yiddish, in spagnolo o ladino, quindi in italiano. L'italiano in caratteri ebraici stampato esiste ancora nell'Ottocento. Quindi a cena lo leggevano l'italiano in caratteri ebraici. Sì. Se volete il mio parere, secondo me i caratteri ebraici funzionano meglio dei caratteri latini per scrivere i dittonghi, per esempio. Funzionano meglio per la presenza di queste consonanti che hanno una valenza, sono ambivalente, in parte le cosiddette matres lectionis, in parte consonanti, ma all'occorrenza vocali, e che quindi hanno uno status sostanzialmente di semivocali, cosa che in italiano è dato perduto nella scrittura delle consonanti, funzionano molto bene. Cioè disambiguano i casi, non ci sono ambiguità di casi, iato dittongo nell'italiano scritto con i caratteri ebraici. Perché quando è uno iato, nella scrittura ebraica si frappone una consonante muta, che non si frappone fra le due vocali quando un dittongo. Quindi banalmente poteva anche tornargli più comodo. E ci aiuta a capire come veniva letto l'italiano, l'ebraico. Un po' come la colonna delle esaple di origine in greco ci dice come veniva letto l'ebraico nel secondo secolo dopo Cristo, così i testi sono fonti anche utili per lo studio della lingua italiana in quel torno di tempo. Allora, mi sembra di capire che il primo scrivano conosce l'ebraico, sì, conosce la lingua. Perché lui che traduce. Perché traduce dall'ebraico, sì, e scrive con lettere ebraiche in, sì, lingua italiana. Il secondo magari non conosce la lingua ebraica. Anzi. Allora, noi possiamo dire qualcosa solo sull'ultimo. Sull'ultimo. E possiamo presumere cosa è successo in mezzo. L'ultimo, all'evidenza, o non conosce bene la lingua ebraica, o non la conosce quasi del tutto, o non se ne cura nella produzione del suo manoscritto. Non la segue come indicazione per aiutarsi nella copiatura corretta dei testi italiani. Per cui alla fine l'ultimo, sì, scrive delle cose, sì, così, a orecchio, sì, un po'. Questa cosa, sì, non siamo arrivati fino, sì, al fondo del discorso, questa cosa si può spiegare
forse, questa però è solo un'ipotesi, perché di questo Moshe Pontremoli abbiamo altri manoscritti copiati che osservati altrove, poteva essere un ragazzo, probabilmente potrebbe trattarsi di un esercizio di copiatura, quindi essere all'inizio dell'attività di copista. Non cambia la sostanza comunque, sì, perché casi di questo genere di testi non compresi, di manoscritti prodotti da persone che non comprendevano appieno o quasi per nulla quello che producevano, no, questo non è l'unico. Tanto più aggiungo anche che evidentemente li producevano per persone che non si curavano, perché non resta lui un altro elemento del codice di Pontremoli. C'è uno stemma nel codice di Pontremoli della famiglia Segre che aiuta a collocarlo, tra l'altro in Piemonte. Probabilmente i committenti appartenevano a questa famiglia Segre, però una volta posseduto il codice non lo leggevano e gli andava bene. Non erano poi in grado di capire bene le cose, sì, in sostanza. Sì. Quindi passava un messaggio. Passava un messaggio, non sappiamo in che termini, però è così. Al netto del fatto che magari qualche fonte che ci possa aiutare a circostanziare questo potrebbe ancora venire fuori, bisognerebbe studiare approfonditamente tutta la produzione di Pontremoli, per esempio. Quindi vedersi manoscritto per manoscritto, alcuni manoscritti sono copie solo di testi ebraici, quindi lì bisognerebbe andare a vedere fino a che punto conosceva l'ebraico, se copia correttamente e via dicendo. I misteri sono tanti, sul piatto ci sono questi dati e poi bisogna lavorare e bisogna essere fortunati perché le fonti si trovano anche, mettere un po' insieme bisogna, però sono lavori che agli albori, queste ricerche sono tutte agli albori, Sì? Posso fare una premessa? La persona che voi vedete è stata la mia professoressa all'Università di Letteratura Giudaico-Ellenistica. E beh, sì, le devo molto. Sì. Devo complimentarmi per come hai utilizzato il metodo filologico. Sì, ecco. Cioè, sarebbe felice. Una base molto, molto robusta che poi hai saputo applicare intelligentemente ad altri ambiti. Diciamo che sì, la filologia è barbosa per molti e per pochissimi, e per un caso io rientro in questi pochissimi, è una chiave di accesso alle fonti. Ho iniziato con i manoscritti biblici, li citava Bianca nella tesi, e ho visto che si poteva, proprio per pratica, ho visto che il mio occhio sui testi, poi manco di tante altre competenze, forse per questo non riesco ad andare oltre su Pontremoli e Carpi, però... Però avevo una curiosità, quando leggeremo questo testo, perché io... ho avuto l'onore, è stato pubblicato, copia... Dove c'entra? È stato pubblicato nei quaderni dell'archivio Terracini. Ah, ecco, allora sono sprovvista di un È stato già pubblicato. Allora, non è stato pubblicato un'edizione critica del manoscritto di Pontremoli, quindi quello tardo che conserviamo in archivio Terracini, nei quaderni dell'archivio Terracini, che è questa collana che si è avviata proprio per dare più attenzione alle fonti che l'archivio custodisce. Il lavoro su testi di Carpi, quelli originali, che appunto documentano questa fase più antica, la fase della produzione di questi testi e non della copiatura, è un lavoro avviato insieme a questo professore Alessandro Guetta, che tu conosci, sì, e che per caso si era messo a studiare anche questi manoscritti in contemporanea, ce li siamo smezzati e li stiamo trascrivendo. Sono manoscritti molto corposi, perché nei manoscritti di Carpi, in particolare in questo 669 che citavo, ci sono non solo le traduzioni che poi sono confluite nella raccolta di Pontremoli, ma tante altre sue traduzioni e traduzioni di altri, però ignote, inedite, che compaiono forse solo lì e che non sono mai state studiate, tutte in italiano. E quindi è un manoscritto di oltre 200 pagine che pian piano stiamo
E il Segre che hai citato? No, va a sapere, sui Segre non mi pronuncio perché i Segre, come tutti sanno, figurati, sanno meglio di me, sono tantissimi e collocarli in una relazione, sono tantissimi e prevalentemente omonimi anche come nomi propri, quindi collocarli al di là di ogni dubbio in una linea genealogica è difficile e preferisco non dire cose non documentate, quindi non so se quel Segre che studiai in passato di cui, a cui Liliana faceva riferimento sia della famiglia Segre qua. Non so. Grazie molto. Grazie. Ma è gentile, riesce a esserci bene. No, è chiarissimo.